Siamo in diretta, così raccogliamo un po' di pubblico. Facciamo la luce dietro, no? Buongiorno, good morning, assalamu alaikum, namaste, namaskar. Sono emozionato veramente, ragazzi, l'ho fatto questo ultimo un anno, più di 150 like, e questa live è il migliore della mia vita, vi devo dire questa cosa. Oggi è la giornata, per me è molto importante, perché finalmente dopo 21 anni posso diventare italiano, ok? Tanti di voi sanno che sono nato in Bangladesh e dopo 21 anni in Italia oggi finalmente diventerò cittadino italiano. Per me è molto importante l'integrazione, lo sapete, sempre ho lottato per l'integrazione. Vorrei ringraziare mia moglie che mi ha aiutato a conoscere l'italianità e mi ha insegnato anche la cultura e l'usanza milanese, soprattutto mi ha dato il permesso di cucinare le spezie in casa. Dai, scherzo, oggi ci può dibattere. La cittadinanza ha un significato enorme. La cittadinanza non è semplicemente una condizione formale. Dal punto di vista politico il cittadino possa decidere chi formerà il governo nazionale, ma anche locale. In Italia ci sono più di 150.000 bengalesi ufficialmente residenti. Nel mio piccolo sto provando di dargli una mano, integrare nella cultura italiana, perché nei prossimi anni più di 12.000 bengalesi prenderanno la cittadinanza italiana. Per me, per la cultura italiana, è una cosa molto importante. Tanti di voi conoscete molto bene la storia di Lorenzo Lipparini, però per i miei follower, per i miei amici, vorrei dire due parole su di lui. Dal 2016 al 2009 ha lavorato staff dei deputati radicali al Parlamento europeo a Bruxelles e Strasburgo. Ha coordinato le attività italiane della ONU sul sorriso dei miei bimbi, che opera con progetto di educazione in Brasile. Ha collaborato con varie associazioni in tutta Italia, continuamente sta collaborando. Ha fatto tanti eventi sul piano aria e clima. L'anno scorso e anche questo anno sta dando una mano alle famiglie e alle persone in difficoltà in questo periodo di Covid. Ha lavorato per la riapertura dei navigli. Per me e per mia famiglia è un onore averla con noi. Ok, prima di cominciare la cerimonia, io vorrei chiedere, fare una domanda molto importante per un nuovo cittadino. Come e in che modo potrà integrare nella società italiana? Grazie innanzitutto. Io sono emozionato almeno tanto quanto te, perché è la prima volta che mi capita in realtà di partecipare al momento di giuramento per la cittadinanza, anche se le mie competenze nel Comune di Milano riguardano proprio la partecipazione. Il mio compito è quello di favorire l'integrazione e la partecipazione di tutti i cittadini nei processi decisionali, cioè dare degli strumenti a tutti per poter dire quello che pensano e contare all'interno delle decisioni che il Comune deve gestire. E per cui stiamo lavorando tanto e cerchiamo di portare a tutti l'informazione, la conoscenza del lavoro che fa il Comune e dirgli che possono, che la loro opinione conta, è importante. Su tanti processi partecipativi non è necessaria la cittadinanza, si può già oggi andare sui siti del Comune di Milano, dire la propria, partecipare alle consultazioni. La cittadinanza conferisce invece diritti e doveri che sono molto importanti, perché soprattutto quelli elettorali, tra poco ci sarà una scadenza proprio di rinnovo dell'amministrazione comunale, conferisce i miei diritti di essere protagonista nell'elettorato attivo e passivo per diventare dei rappresentanti
delle proprie comunità dei cittadini all'interno delle istituzioni. Quindi è il completamento di un percorso che ha un risvolto formale, ma è innanzitutto un passaggio culturale, qualcosa che uno deve sentire, perché uno interpreta innanzitutto con le proprie azioni quotidiane. Quindi è un punto di arrivo, di passaggio, ma che poi si sviluppa nella quotidianità e in quello che ognuno di noi fa. Fa per la propria comunità, per la propria città, per il proprio comune, e oggi può fare ancora di più perché da cittadino è un passaggio veramente simbolico e importante, e sono molto orgoglioso di partecipare oggi a questa cerimonia. Grazie, adesso tra 10 minuti cominciamo la cerimonia, vorrei ringraziare il giorno verde, alziamo la giornata di Comipote, abbiamo detto grazie, ha lasciato il film assessore Lorenzo Liparini Asen, abbiamo lasciato il letto, giotto tanto diciamo quello quello, so fatti voto. Allora, è l'ora, possiamo procedere? Allora, questo è l'atto di cittadinanza che è stato predisposto dagli uffici, adesso leggerò una formula e chiederò poi di recitare la formula del giuramento. Oggi, 3 del mese di marzo dell'anno 2021, alle ore 11, nella casa comunale, davanti a me Lorenzo Liparini, assessore del Comune di Milano e ufficiale dello Stato Civile, per delega avuta, è personalmente comparso Bebash Chandrakar, nato a Chandpur l'1 giugno 1978, straniero di origine del Bangladesh, qui residente in via dell'Arcadia 9, il quale mi ha prodotto il decreto prefettizio in data 28 ottobre 2020, notificatogli il 23 febbraio 2021, con il quale gli è stata conferita la cittadinanza italiana. Egli mi ha chiesto di ricevere il suo giuramento. Considerata la tempestività della richiesta, ho aderito e con parente preso il suo giuramento pronunciando le parole di rito. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Perfetto. A questo punto una firma, qui. Un'altra, qui. Continuiamo la copia della qui. Sì. E l'ultima, sono 4 in tutto. Ecco, adesso io controfirmo come ufficiale dello Stato Civile. Cittadini italiani. Ti ringrazio. Sono emozionato da per qualche secondo e vorrei chiedervi, quando vedete questa live, non solo per un giuramento, questo è un momento importante, credo per me, sicuramente anche per tutti gli stranieri che prenderanno la cittadinanza in questo bellissimo paese. Avere la cittadinanza non vuol dire cambiare solo il colore del passaporto, andare in tutto il mondo senza visto o prendere cittadinanza da un'altra parte. Chi vuole stare in Italia possiamo vivere, possiamo costruire un paese, quello che esiste oggi molto di più. Grazie a tutti, grazie per la vostra pazienza che ci avete guardato. Buona giornata.